Benvenuto, benvenuta. Oggi parliamo di comunicazione sui social e di come fare in modo che questa comunicazione sia effettivamente efficace, che venga letta, che porti click, che porti interazione. Ma prima di tutto, la sigla. Ottimo, allora oggi parliamo in questo video di comunicazione sui social. Intanto io mi presento, mi chiamo Giorgio Rigoldi, sono un consulente di Encelado Marketing. E per quale motivo questo video? Ormai è di dominio pubblico il fatto che si deve essere presenti sui social, che tu sia un'azienda B2B o B2C, che tu venda prodotti o servizi, qualunque tipo di prodotto, qualunque tipo di servizio. La presenza sui social è qualcosa che è diventata imprescindibile. Tutti ne parlano, tutti lo sanno, ma la realtà è che pochissimi, pochissimi imprenditori sono realmente soddisfatti dei risultati che questa gli porta. E quindi in questo video ti voglio dare tre pilastri fondamentali che devono esserci sempre, in ogni caso, nella tua comunicazione sui social, in ogni post che metti fuori, in modo da aumentarne realmente l'efficacia. Ma prima di tutto voglio farti vedere un video per farti un piccolo ragionamento, molto breve, di introduzione a quello che dicevo, che diciamo. Quindi concedimi 9 secondi per vedere questo video che risale al 1942. America runs on bullet time. Ora, ho voluto farti vedere questo video che appunto risale al 1942 per fare un piccolo ragionamento sulla storia della dinamica d'acquisto, perché se ci pensi, fin dall'inizio dei tempi le persone acquistano per soddisfare un bisogno. Nel momento in cui non c'era internet, non c'era la televisione, non c'era la radio, le persone mentre facevano le loro cose si rendevano conto di un nuovo bisogno, di un nuovo desiderio che avevano, di una nuova necessità. E cercavano la soluzione più vicina a loro. Andavano dal commerciante più vicino che gli offriva una soluzione. Quello che è successo nel 1886 sono nate le pagine gialle. E che cosa facevano? Raccoglievano queste grandi liste di nomi di attività in modo tale che nel momento in cui a te veniva una necessità, potevi andare a cercare chi poteva risolverla all'interno delle pagine gialle, e quindi questo permetteva a te, imprenditore, per esempio, di metterti sulle pagine gialle e ricevere contatti di persone intenzionate ad acquistare, che venivano da te apposta per acquistare. Che è la stessa cosa che succede oggi sui motori di ricerca. Una persona cerca su Google una soluzione a un suo problema e tu puoi posizionarti su Google in modo da farti trovare come risolutore al suo problema. Qual è il problema di questo? Che per te, imprenditore, che innanzitutto la persona che sta cercando sta anche confrontando diverse opzioni, ma soprattutto è difficile controllare questo flusso di persone che arrivano. Perché? Perché devono essere loro a cercare te e non puoi scegliere tu di metterti davanti a loro. Ora, nel 1937 è stata inventata la televisione e nel 1942 è stato pubblicato quel video che hai appena visto è stato il primo TV commercial della storia, la prima pubblicità in televisione, che è stata fatta dalla Bulova. Dopo 15 anni dall'invenzione della televisione ed è stata proiettata appena prima dell'inizio di un match di football. Che cosa vuol dire? Che qualche migliaia, pensa che quella pubblicità è costata 9 dollari, che fa paura se pensi a quanto costa oggi la pubblicità, e quella pubblicità è stata mandata davanti a qualche migliaio di persone che aveva ai tempi la televisione. E quindi la Bulova ha potuto ritagliarsi quei 9 secondi di tempo per fare che cosa? Per alzare il valore percepito da parte delle persone nel proprio brand, ma soprattutto creare un desiderio. E questo è esattamente quello che i social network ci permettono di fare, perché tutto quello ha dato il via alla pubblicità di interruzione, che è partita dalla televisione, poi è andata sulla radio e poi è arrivata ad approdare sui social network, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su LinkedIn, su YouTube. Che cosa ci permette di fare però? Cioè, l'evoluzione di tutto questo, arrivare ai social network, ci permette di targetizzare, ci permette di creare un audience di persone profilate in base ai loro interessi, in base alle loro caratteristiche demografiche, in base alle loro abitudini di vita, alle loro abitudini d'acquisto, in modo da rivolgerci a persone che sono effettivamente in target e interromperli mentre loro fanno altro. Mentre loro girano sui social, guardano le foto dei gattini, guardano le foto degli amici, interromperli, metterci davanti a loro e avere qualche secondo di tempo per creare credibilità nel nostro brand, ma soprattutto per creare un desiderio. Ma qual è il co e quindi il pro qual è? Che noi possiamo scegliere a quante persone arrivare. Noi possiamo pagare Mark Zuckerberg e pagare i social network in modo da arrivare a più persone e quindi suscitare il desiderio in più persone, ma dobbiamo essere molto bravi a catturare la loro attenzione e fare in modo che loro leggano quello che abbiamo da dire. Dobbiamo essere efficaci nel suscitare questo desiderio.
E come lo facciamo? Ci sono tre pilastri che devono esserci sempre e comunque in ogni post che metti e che pochissimi effettivamente applicano. Quindi vi scrivo lavagna prima di tutto. Questi tre elementi che devono esserci sempre sono il gancio, il messaggio e l'offerta. Ora andiamo un pochino più nei dettagli di tutto questo, ma per interpretarli vediamo effettivamente come tu, utente di social network, vedi un post mentre scorri sulla tua bacheca. Come lo vedi? Vedi una prima frase, immagina che questo qua sia il tuo telefono, vedi una prima frase, ok? Vedi soltanto la prima riga e poi qui di solito c'è l'opzione guarda di più, apri di più, leggi di più. Poi c'è una immagine, ad esempio, quasi sempre c'è un'immagine o c'è un video, ok? Questa qui è un'immagine. E poi nel caso in cui si tratti di un'inserzione, qui hai un altro piccolo titoletto e una call to action, che è un, per esempio, clicca, scopri di più, acquista ora e così via, ok? Quindi, che cos'è il gancio? Il primo elemento è quello che ci permette di fermare la persona. Questa persona che sta girando sui social network, quella è la prima cosa che noi dobbiamo fare, è bloccare la sua attenzione e fare in modo di incuriosirla. E che cosa può essere il gancio sui social? Può essere, per esempio, un'immagine particolare, un'immagine bizzarra, un'immagine un po' diversa che attira l'attenzione. Oppure abbiamo nella prima frase, che è quella che le persone vedono, ci deve essere qualcosa che incuriosisca, ad esempio una domanda. Una domanda che stimoli la riflessione, che stimoli a voler avere una risposta. Le domande per noi esseri umani sono intriganti perché vogliamo sempre trovare una risposta, apre un cerchio che non si chiude. Oppure ad esempio un'affermazione particolarmente forte, un'affermazione particolarmente netta. Ora, non sto a farti dei particolari esempi perché ovviamente dipende troppo dal tipo di prodotto o servizio che stai creando, però prendi questo come idea, un'immagine che attira l'attenzione, una domanda o un'affermazione molto forte. E qual è la cosa importante? Che questo, il tipo di comunicazione che usi qua nel gancio, è importantissimo che risuoni con le persone a cui ti rivolgi. Per questo è importantissima l'analisi preliminare rispetto alla comunicazione del pubblico target, quindi le persone a cui ti rivolgi, che problemi hanno, che punti di dolore hanno, che desideri hanno, quali sono i loro obiettivi, quali sono le soluzioni che stanno cercando, in modo che tu possa incuriosirli dandogli quello che loro cercano, ok? Quindi qualcosa che li fermi e che li incuriosisca a volerne sapere di più. A quel punto loro possono cliccare su scopri di più e leggere il resto del contenuto, il resto del post. E qui c'è il messaggio. Il messaggio è effettivamente il contenuto del post, ok? Questo può essere tante cose, a seconda dell'obiettivo che hai. Può essere ad esempio un post di ispirazione, può essere un post divertente. Ci sono tante aziende che basano parte della loro comunicazione sul creare una comunicazione divertente intervallata da delle offerte specifiche, in modo da divertire, creare engagement e poi arrivare a creare l'offerta di acquisto, ok? Un'altra opzione è, per esempio, nel momento in cui stai, per esempio, se stai promuovendo un prodotto o un servizio tuo e quindi poi vuoi portare, ad esempio, su una pagina di vendita, una buona norma è utilizzare lo storytelling, quindi raccontare una storia di come, ad esempio, tu hai scoperto, come imprenditore, hai scoperto la validità di questo prodotto. Oppure raccontare un piccolo caso studio di un tuo cliente di particolare successo che ha avuto particolare successo usando il tuo prodotto. Puoi raccontare un piccolo case study, appunto, quindi usare lo storytelling. Le storie sono qualcosa che attira particolarmente e faremo sicuramente un video anche riguardo proprio lo storytelling. Il contenuto del post, comunque, che è quello che bene o male non manca quasi mai. Il problema qual è? Che se il gancio non è fatto bene, nessuno legge il contenuto. E infine l'offerta, la call to action. Uno degli errori che vedo fare più spesso è la mancanza di una call to action. E che cos'è la call to action? Dico, io utente, no? Una volta che hai attirato la mia attenzione con il gancio, una volta che ho consumato il tuo contenuto, il tuo messaggio, la domanda che mi faccio è, ok, e ora? Ecco, quello che devi sapere è che se tu fai un ottimo gancio, se dai un ottimo messaggio, ma non fai una call to action, non succederà niente. Quindi devi essere tu a dire espressamente adesso che cosa devi fare. Che questo può essere varie cose, può essere clicca sul link per vedere la nostra offerta, può essere clicca qui per scaricare il report gratuito, oppure l'ebook se hai creato un qualche contenuto, un qualche prodotto virtuale, digitale ad esempio, per catturare le loro informazioni, i loro contatti. Oppure può essere semplicemente segui la pagina, metti mi piace alla pagina. Può essere commenta, scrivici nei commenti che cosa ne pensi, può essere lascia un like.
in modo da poi poter fare operazioni di retargeting. La cosa importante è che ci sia una call to action, ci sia un modo per dire alla persona che ha consumato il tuo contenuto che cosa deve fare ora. Quindi questi sono i tre pilastri fondamentali. Ti prego, fai in modo che non manchino mai. E ti assicuro che già soltanto applicando questo vedrai cambiare l'efficacia della tua comunicazione sui social, vedrai aumentare l'engagement, vedrai aumentare il coinvolgimento, vedrai aumentare i click sui tuoi link, vedrai aumentare di tutto. Cioè rimarrai stupito di quanto questo faccia differenza, soprattutto perché la maggior parte degli imprenditori e delle aziende non li applicano correttamente, quindi c'è ampio spazio per distinguersi. Quindi questo è tutto per oggi, io ti ringrazio per aver visto questo video, spero che abbia dato uno spunto interessante. Mi raccomando, segui il canale, quindi qua sotto segui il canale e attiva le notifiche in modo da vedere tutti i video che pubblichiamo. E se hai bisogno di aiuto, se hai bisogno di una consulenza per vedere come questo si applichi alla tua comunicazione, ai prodotti e servizi che tu stai portando sul mercato, non esitare a metterti in contatto con noi. Troverai qua sotto in descrizione il link per metterti in contatto con noi e richiedere una consulenza. Ti invito a farlo perché può essere un ottimo modo per vedere come applicare tutto questo nel pratico al tuo business. Tanto grazie di nuovo da Giorgio, da Encelado, imprenditore di un altro pianeta, e ci vediamo al prossimo video.